Ciao Federico, ma quest'anno per caso farei quei video fantastici dove analizzi la rosa di ogni squadra e consigli i nomi che ti convincono di più? Beh ragazzi, manca un mesetto all'inizio del campionato, direi che è l'ora di iniziare, no? Voi che ne dite? Ragazzi, dopo l'Italia campione d'Europa, torniamo finalmente a parlare di fantacalcio, perché le aste stanno per arrivare e il tempo stringe. Innanzitutto, voi come state? Vi siete riposati? Siete carichi per il nuovo anno? Fatemelo sapere qua nei commenti, così iniziamo alla grande. Questo sarà giusto un video introduttivo di inizio stagione, dove andremo un po' a vedere quello che Pro Fantacalcio offrirà in questo mese intenso di preparazione al nuovo campionato, quali saranno gli appuntamenti in programma sia nel brevissimo termine che per tutto l'arco della stagione. Come sapete, Pro Fantacalcio è molto di più di un semplice canale YouTube, possiamo considerarlo una vera e propria startup a tema fantacalcio. Perché? Perché ho molte idee che sto sviluppando, alcune le vedrete già nel corso di questa stagione, mentre altre spero davvero di presentarvele entro l'inizio della prossima stagione. Ma passiamo ora al programma di questo mese intensissimo che ci porterà all'inizio della stagione 2021-2022. Abbiamo circa 30 giorni prima della prima giornata di campionato, mentre ne mancano circa una ventina alla nostra asta iniziale, giorno più, giorno meno. Poi sì, c'è anche chi la fa prima, ma tendenzialmente l'asta iniziale si fa tra i 7 e i 10 giorni prima della prima giornata di campionato. In questi 30 giorni sicuramente non mancheranno tutte le analisi fatte squadra per squadra dei 20 club di Serie A. E di questo tipo di analisi, che tanto vi è piaciuto lo scorso anno, mai come quest'anno ce n'è bisogno, perché sono cambiate la maggior parte delle panchine della Serie A, sono cambiati i mister, cambieranno molti giocatori, anche se non prevedo un mercato scintillante, ma comunque cambieranno un sacco di cose. Ed è giusto analizzarle in maniera profonda per capire su chi puntare per la prossima stagione. Non mancherà anche qualche video più specifico su qualche argomento che magari voi volete approfondire. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa vi è sempre sfuggito al fantacalcio, qual è un argomento che avete veramente voglia di approfondire e magari lo prenderò in considerazione per un video dedicato. E poi ovviamente non mancherà anche qualche sorpresa che sono sicuro vi piacerà e che sarà svelata a tempo debito. Come potete vedere quindi c'è veramente tanta carne al fuoco che ci accompagnerà da qua all'inizio della stagione. Avremo circa un video al giorno che vi aiuterà alla vostra preparazione all'asta iniziale e al campionato fantacalcistico 2021-2022. Iniziato il campionato, poi vedremo insieme come organizzare la programmazione. Di sicuro non mancheranno le live giornata per giornata per aiutarvi a scegliere la vostra migliore formazione da mandare in campo. Ultima cosa, vi lascio qua sotto in descrizione oppure qui in alto a video dei video dell'anno scorso, ma sono dei video evergreen che sono assolutamente da vedere oppure rivedere per preparare al meglio il vostro fantacalcio per la prossima stagione. Ad esempio, vi lascio la playlist su come scegliere i giocatori per l'asta, il video sugli errori da evitare assolutamente e il video sui top player da evitare, più tantissimi altri video utili che sono assolutamente da vedere e che trovate, come vi ho detto, qua sotto. Questi sono video utilissimi, anzi direi fondamentali, per portare a casa il titolo anche questa stagione. Perciò vai a vederli e vedrai che non te ne pentirai. Bene ragazzi, noi ci vediamo domani con il primo video di analisi di una squadra di Serie A e partiremo da una neopromossa, perciò non perdetevi l'appuntamento. Vi invito come sempre a lasciare un like e soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi perché ne vedremo delle belle. A domani ragazzi!